Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi, con questa Insta 360 percorreremo tutta la pista ciclabile che unisce la Val di Fassa alla Val di Fiemme. Una pista ciclabile lunghissima, sono circa, mi sembra, 60 km, una cosa del genere. Ovviamente noi non la faremo tutta perché partiremo da Moena e cercheremo di arrivare fino a Canazei. Quindi riprenderemo questi fantastici paesaggi in questa location fantastica che sono le Dolomiti, una pista ciclabile bellissima, tutto ripreso con questa Insta 360, ovviamente tutto con una bike, queste due saranno le bike che ci porteranno fino a Canazei, se ci arriviamo. Quindi ragazzi, senza perdere altro tempo, partiamo con questa Insta 360 Evo fissata su una delle due biciclette e vediamo come si comporta e com'è il paesaggio qui su questa fantastica ciclabile della Val di Fassa, Val di Fiemme. Partiamo! Guardate le montagne intorno ragazzi, sentite il rumore del torrente qua, cioè tutto incredibile, bellissimo. Una passeggiata per chi viene qua, o meglio, una pedalata per chi viene qua, da fare assolutamente, perché comunque tanti chilometri ma non si capisce neanche di farlo. Poi se li faccio io, perché ho allenamento zero, mia moglie allenamento zero, li facciamo con le bike, per fare qualsiasi cosa, quindi avanti tutta. Ok ragazzi, facciamo una piccola pausa, ci siamo fermati in questo parchetto, in uno dei mille che si incontrano lungo questa ciclabile, veramente per i bambini c'è un parchetto tipo ogni 200-300 metri, una cosa incredibile. Ci siamo fermati qua, mangiamo qualcosina, facciamo giocare un po' la piccola Sara che si sgranchisce un po' le gambe andando sulle giostrine qua del parchetto, e poi ripartiamo sempre con questa Insta 360 Evo sulla ciclabile per vedere se riusciamo ad arrivare fino a Canazei, anche perché inizia a farmi un po' male il sederino. Thank you.
Ragazzi, ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati a Canazei. È stata una pedalata abbastanza lunga, però non stancante, anche con le bike non si fa fatica, poi l'aria fresca, veramente è stata un'esperienza bellissima. Vista 360 Evo, secondo me, in queste situazioni tanta roba, perché veramente vi fa portare a casa i ricordi a 360 gradi, quindi avete veramente qualsiasi inquadratura vogliate dalla vostra esperienza, quindi secondo me niente da dire, tanta roba. Anche la stabilizzazione, secondo me, mettendola sulle bici o situazioni estreme, comunque è una stabilizzazione davvero da action cam, quindi pur non essendo un action cam, perché questo è tutto tranne con action cam, ragazzi, però per fare queste cose non estreme ma comunque con tante vibrazioni rimane comunque una camera di tutto rispetto, anche per queste situazioni estreme, quindi 360 gradi e tanta stabilità. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho fatto vedere questa Insta 360 pistata su queste bike vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va, e ovviamente ragazzi iscrivetevi su questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, una recensione, un test. Ciao, saluta Sara.